imparato tantissime cose. In questo clima di cauto ottimismo è tempo di ripartire in modo deciso per uno dei settori fra i più importanti del nostro paese, ma anche fra i più colpiti dalla pandemia, il turismo. Ecco allora alcuni dei provvedimenti in arrivo per richiamare i visitatori. L'obiettivo è far ripartire subito il turismo, evitando di compromettere anche le vacanze pasquali. Il governo sta studiando un piano per agevolare l'arrivo di viaggiatori stranieri e contrastare la concorrenza dei paesi vicini come la Spagna e la Grecia, che hanno già fissato una data certa per la fine delle restrizioni. Dopo aver eliminato il tampone per chi arriva dall'Europa, si punta a favorire gli ingressi anche da altri stati, cancellando l'obbligo di test o quarantena che resterebbe solo per chi proviene da paesi ad alto rischio. Poi dal 1 aprile con grande probabilità non si dovrà più mostrare il Green Pass per sedersi in locali all'aperto e il pass rafforzato per alberghi e trasporti pubblici. Stiamo vedendo le prime luci in fondo al tunnel. Il primo banco di prova saranno le vacanze di Pasqua. Abbiamo però bisogno di regole chiare. Le aziende alberghiere, dopo 2 anni di sofferenza o in molti casi di chiusura, sono allo stremo delle forze. Il governo deve mettere mano su questo per permettere alle aziende di ripartire in totale sicurezza. A pagare il prezzo più alto le città d'arte. Al momento la situazione, per esempio, in una città come Roma è che 1/3 degli alberghi sono ancora chiusi. Sono chiusi da marzo del 2020 e non si sa ancora quando e se potranno riaprire. Questo dipenderà un pochino dalle situazioni che si verranno a verificare nei prossimi mesi. La cosa importante è decidere oggi una data dalla quale si può partire e comunicarlo all'estero. Mentre l'Associazione dei Pubblici Esercizi chiede di eliminare l'obbligo di Green Pass anche per i locali al chiuso. È ora di accompagnare la normalità con l'autoresponsabilità delle persone, evitando costi aggiuntivi per le imprese in termini economici e in termini organizzativi, per cui nella normalità gli esercenti non devono fare anche i controllori. Altre